Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Remothered Broken Porcelain. Vediamo ragazzi come sempre di riuscire a superare gli 80 like per avere il prossimo episodio. Vi ricordo ragazzi che lo stesso vale per la serie su Resident Evil 3 Remake. Ve lo ricordo perché ho visto che l'ultimo episodio non ha raggiunto effettivamente ancora il numero di like richiesto. Per cui in caso ragazzi non dovessimo raggiungere gli 80 like, la serie non continuerà. Io ve lo ricordo sempre, magari, non so, a volte può anche darsi che vi dimentichiate, per cui io comunque ve lo ricordo. Direi di andare a continuare. Infatti mi aveva autosalvato la partita una volta che siamo riusciti a sconfiggere il boss, tra molte virgolette. Che ragazzi, la boss fight è stata abbastanza, non lo so. Fatto sta che ci ritrovavamo appunto in macchina. Esatto, eravamo proprio qua. Quindi di regola sono riuscite a scappare, però. Sapessi. Simply took out the cables. Why did you do it? I don't understand. I ended the sequence. You're free. That's exactly what they wanted you to do. The exact reason why you ended up in this fucking place. In one way or another, porcelain kept us all guarded. Someone else will take his place. E quindi mo è arrabbiata con me. It's only a matter of time. Shen, you shouldn't have. They will never let me leave. Why are you involved in this too? Explain, for God's sake. What did you do? I had warned you not to touch anything. Not to trust anyone. Enough of the stuttering! And the child is dreaming in REM face. A riddle. And on open wings, a moth is a place. When his mother screamed that much, a blood red bestowed its touch. I told you to leave. To leave this godforsaken place. Ecco qua, te pareva. Che cosa vuoi che sia? They found us. And he never left us. E quindi adesso? Why did you do it? Ecco qua. Ok, quindi benissimo, mi sono beccata pure la colpa di aver fatto quello che ho fatto. Ok, erano tipo a 50 miliardi di chilometri da lì e quel tipo è riuscito comunque a raggiungerle con l'auto che stava andando tra l'altro a tutta velocità. Ok, va bene, Jack. We needed that girl. Oddio. She was our only hope of getting rid of porcelain. You knew it very well. Jennifer was your daughter. From what I know, you liked her too. You need to shut your mouth, you fucking rapist! How vulgar. Felton deserved it. How could I have known that he was still capable of conceiving? I thought that fucking him was enough to remind him that he is just a pussy. And to punish him for stealing Ariana from me. Fucking son of a bitch! It was you who insisted so much that I reminded you of the whole story. At the end of the day, we're just chatting, isn't that right? Jennifer, I have to stay. What does that mean? You want to quit now? We are in deep trouble. Can't you see? Let's leave our troubles here. Let's leave. We can start over. I can't do it. I can't do it. What about us? The contest. Do you not understand? You have to leave. Oh, che fa? Pure. They will never let us leave. I belong to this place. Lynn, you have to listen to me. Put that thing away. Nineteen years has passed.
If I'm being honest, it would have been better for everyone if you had done it that same night. Lynn! Lynn! You won't do it, Mr. Ashman. Oh, yes, Lynn. Oddio, Lynn. Oh, mio Dio. Oh, ok. Questo è un colpo di scena, ragazzi. Però avverto sempre poco pathos, ragazzi, purtroppo. Sarà magari che un po' il gameplay, un po' il resto non m'hanno... Cioè, non hanno fatto sì che io mi sentissi molto coinvolta nel gioco. Però comunque è un gran colpo di scena questo, sicuramente. Quindi sono passati praticamente 20 anni. Lynn è tornata lì, appunto, per sapere forse poi come è andato il resto. E questo tizio, quindi a quanto avevamo appunto già capito, comunque mezzo capito, io pensavo avesse stuprato Marianne, invece no. Aveva stuprato la stessa Felton, ragazzi. Appunto per punirla, tra virgolette, per il fatto di averle portato via, insomma, di averli portato via Marianne. E quindi da questo stupro, purtroppo, Felton era rimasto incinta, tra l'altro, e quindi poi hanno fatto comunque risultare che ovviamente era stata la moglie a rimanere incinta, e quindi comunque era la figlia naturale di Felton e di quest'altro stronzo, la povera Jennifer. Mamma mia, regà. Che intreccio però, eh? Madam? Would you like to stop? I doubted myself so many times. I often pondered on it. Believe me, would I have had the same courage? How does someone who's about to lose everything feel if that person has already lost everything once before? I would have done the same for my sister. If only I had a chance. E che ovviamente, ragazzi, continuano comunque a mischiare le varie sezioni temporali. Quindi questo magari potrebbe creare un minimo di confusione. Per questo che bisogna stare molto attenti comunque alla storia. Do you not see what this insatiable server has led you to? Quindi lei sta cercando disperatamente Jen da 20 anni. You and Wyman. You used me. The nuns. Gloria. She was your sister. Shut your fucking mouth. Do it. Please, shoot me. Come on. What will the young lady at the reception desk say? The young lady at the what? Who the fuck are you talking about? Five p.m. Poor thing. She left just after your arrival. Mazza, è stato facile. Ormai lui non ha paura di morire. There's no one else here besides you and I. Well, almost. We're so happy you came back, Lynn. Like old times, remember? Chi? Only between old friends. Oh shit. You don't deserve to die. Pure. You deserve a much worse ending. You deserve to suffer by living in agony. As I did for the past 19 years, by rebelling during the last hypnosis. The one that should have stopped Gloria and her Acherontia. It only slowed down things. The after effects that Wyman feared. The fracture. The porcelain phase. Nevertheless, you were somehow left linked to one another. And now you are once again a single being, a unified consciousness. Let me out of here! Do you not understand that you have come back because he wanted to? And whilst Felton and I desperately searched for a way to use phenomena.
council to forget. Wyman replaced the holes in our memories with his own. He inserted his conscience in our minds. And do you know the reason why he did it, Lynn? Fuck off! He was diagnosed with Alzheimer's disease. Now you are his biggest inheritance. Siamo in game, ragazzi, eh? Lo so. I have to keep trying. Forza, forza, provaci. Forza e coraggio, dai. Ok, minchia. L'hanno legata stretta, raga, eh. L'hanno legata proprio stretta. Cazzozza. Possiamo liberarci. Comunque è scurissimo, ragazzi, eh. Possiamo alzarci. Come on, read. You can do it. Quindi il telecomando per che cosa? Comunque è tutto buio, raga, non si vede niente. Uso il telecomando. Ah, il telecomando è la sedia a rotelle. La sedia a rotelle è il telecomando. Ah! Raga, è tutto schifosamente buio. Andiamo, vabbè. Oddio, piano. Di qua è l'uscita. Mazza, che botta. Yes, che botta. The door. It's giving in. Ah, ok. Quindi continuiamo ad andarli, ragazzi, addosso. Ok, prendere un po' più di rincorsa, magari. Di sicuro nessuno si starà accorgendo che stiamo cercando di buttare giù la porta. Dai, forza e coraggio, ce la possiamo fare. Ancora, di nuovo, dai! Stavolta niente. Lo prendo un po' più di rincorsa, riproviamo. Forza, tutta velocità! Adesso non va. Perché adesso non va, scusa? Cioè, adesso no, non funziona, ma stiamo scherzando. Dai! Raga, non so se sto sbagliando io qualcosa. O ha detto devo riprovarci, butta giù la porta, è il nostro obiettivo. Perché adesso non fa nessun effetto? Prova a riprendere più rincorsa. Che ne so, mica più di così, raga. A che velocità devo arrivare? Vedete, è come se non gli facesse effetto, raga. Ma scherziamo. A destra ovviamente non mi fa andare, né a destra né a sinistra, eh. Per cui non so se sto sbagliando io qualcosa. Ma non sembra colpirla proprio la porta a sto punto. Riproviamoci. A tutta birra proprio. Ok, mi devo allontanare un po' di più. Ok. E quindi questa è Lynn. Dopo quasi 20 anni voleva sapere che fine avesse fatto Gemma, ragazzi, perché non è riuscita a dimenticarla. Ok, ce la facciamo? Non so perché la vedo brutta, raga, eh. La vedo proprio brutta in questa sessione. Comunque non so perché il gioco sia così scuro a cipicchia. Lo so che è stato fatto apposta. Shit. But it is you who complete the puzzle. You were the missing piece. Ok, quindi adesso che dobbiamo fare? Per ora non ci sono nuovi obiettivi, per cui questo è lo stesso hotel, ragazzi, quindi qua dovrebbe starci effettivamente il posto per salvare. Di regola, infatti eccolo qua. Benissimo. Dire di salvare, ovviamente. Ecco fatto. E adesso rompi il catenaccio per la sala d'aspetto. E questo sarà un gran bel problema. Dove trovo il modo per rompere il catenaccio? Proviamo ad andare lì sotto, ragazzi. Io vi assicuro che non vedo una beneamata minchia. Non so perché è così scuro. Ok, ho alzato, ho cercato. Scusate, ragazzi, ho alzato un po' la luminosità, ma veramente non... È chiusa. Ma dai. Ma oh, mi fai entrare. Vediamo un attimo se magari qua sotto c'è qualcosa di utile. Magari. Comunque. Allora, cosa ho preso? Un cavo, un pacco di farina. Perché mai avrei dovuto prendere un pacco di farina? Non lo so. L'antiruggine. Qua non c'è una minchia. Non posso accendere nulla. E qua nemmeno c'è niente. O possiamo nasconderci, appunto. Qua di regola possiamo nasconderci. Perché continua a sbraitare quell'altro? Va bene. Qua non c'è niente, ragazzi.
Quindi non ci resta che andare a fare una capatina nel posto. Ok, il tagliacarte. Intanto comunque abbiamo preso sti affari, ragazzi, che possono servirci per... Ma perché non mi fa entrare nelle porte? Ok, noi siamo appena arrivati da qua, però è di qua che dobbiamo andare a vedere se troviamo qualcosa di utile. Questa è chiusa. Che comunque cammina piano la tipa, eh. Ok, ho capito che non ci dobbiamo comunque far sentire, però la domanda sorge spontanea. Dove sarà qualcosa che ci serve per aprire la porta? Queste porte che abbiamo visto adesso, ragazzi, sono chiuse. Per cui non ci resta che provare ad andare dall'altra parte. Oh, mi devo ricordare da dove sono entrata io, ragazzi, eh. Noi siamo entrati da questa porta, dove c'è scritto uscita, quindi non posso veramente sbagliarmi, insomma. Ok, questa è la 211, ma è la sua camera, se non sbaglio. Cinema room è chiusa. Quindi l'unica camera accessibile è la sua. E che cazzo allora che stiamo a fare, ga? Va bene. Proviamo lo stesso ad entrare. Sblocca la cassaforte con riconoscimento vocale. Per questo che continua a sbraitare? La custode. Ok. Romanzo, oggetto raccolto. Quindi dobbiamo sbloccare la cassaforte con il comando, che va a comando vocale. Così mi sembra di aver capito. Per quello, allora, qua c'è una foto ed è lui. Qua cosa c'è? Ho raccolto l'insetticida, glielo farei mangiare direttamente l'insetticida. E quindi qua è chiusa. È tutto molto strano, ragazzi. Questa è chiusa. E quindi cos'è che devo fare? Sblocca la cassaforte con riconoscimento vocale. Allora, forse mi è sfuggito qualcosa da queste parti, ragazzi. Un fumetto. L'abbiamo raccolto. Infatti il tipo continua a sbraitare. Un motivo, ragazzi, ci sarà. Ho visto che siamo qua, intanto comunque salvo, perché non si sa mai, lo sapete che è il mio motto. Di qua comunque non si può andare, perché ovviamente la porta è chiusa. Per cui, allora, qua sotto non c'è una minzica, regà. Che cosa devo fare? One eternity later. Cioè non vedo oggetti craftabili utilizzabili. Era qua, ma va a cagare, va, era qua nella borsa. Era qua nella borsa il registratore. Porca miseriaccia, regà, meno male che me ne sono accorta, perché cioè ero in giro tipo da 10 minuti. Mannaggia a me, non riuscivo a capire cosa stessi sbagliando. Per cui ovviamente gli altoparlanti, ragazzi, sono stati messi apposta, ok? Per cui lo usiamo. Perché inquadra la porta? What the fuck? Che cazzo? Equipaggio, lo posso usare? Ovviamente, magari stando vicino al... Oh, ok, mamma mia, ci siamo riusciti. Per cui adesso sì, possiamo usarlo qua. Mamma mia, raga, che parto ogni volta per capire come funziona il tutto. Oh, ha funzionato. Ottimo, allora guardiamo un attimo. Qua dentro c'è un metronomo, c'è una canzone, c'è uno spartito più che una canzone. Ottimo. Questo è ottimo, ragazzi, perfetto. Ok, quindi ci sono i documenti. Ok, che sono prova di quello che è successo, insomma, col Phenoxyl. Questo? Cos'è? Non so cosa sia, cosa abbiamo preso? Bastard. If it's a hypnotic loop that you are after, trust me when I say that you're going to get one. Andiamo bene. Questo? E che a volte non dice nulla, ragazzi, sugli oggetti. Top of the world. Spartito. Now we're talking. E finalmente
Abbiamo anche il revolver. Il revolver. Mamma mia, può essere così difficile parlare. Perché che dobbiamo fare? Dobbiamo usare questo per aprire la porta, davvero? Forse è quello che ci serve. Magari sparare alla catena, ma anche se ho dei piccoli dubbi, ma fa niente. Proviamo. Tanto, regà, tanto vale provare in ogni caso. Intanto salviamo. Ovviamente, visto il piccolo progresso che sono riuscita a fare. E che faccio? Faccio così? I'm coming, you son of a bitch! Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Torna da Ashman. E dove sarà mai Ashman? Oh, andiamo bene. Oddio, già è qui. Porca miseria. Ma che faccio? Gli sparo! Aia, la conce tu madre! Oh, è fu fu fu, è fu fu fu! Sto par de palle, zio. Quanti colpi avrà questa pistola? Poi, tra l'altro, ragazzi, che meraviglia. Intanto io provo a sparargli così totalmente a random. Perché, madonna santa, certe volte è veloce. Ah, mi devo ficcare qua. No, 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 no. Perché mi si è bloccata, raga? Mi si è buggata. Perché ho visto questo buco qua. Pensavo di potermi infilare lì dentro. Magari, ecco, diretta. È molla, bastardo. Giustamente mi ha visto, mi ha preso. Però, quanto sarebbe bello poterti sparare in faccia, poterti fare qualcosa. Ecco. Così direttamente ammazza, raga. Le animazioni sono abbastanza belle, oserei dire. Ce l'abbiamo fatta finalmente, era ora. Ma questo coso adesso mi inseguirà fino alla morte, suppongo io. Solo che, come ho fatto a riuscire di qua? Madonna, mi ha fatto prendere un infarto. La concia di tua madre. Devo scendere. È aperta! Raga, what? What? What the fuck? You Cos'è and I need to successo? talk now. Cos'è successo? Com'è You successo? shall Come tell sono me arrivata adesso everything qua? I want to know. Sì, il tipo intanto se la ride. Hihihi, What are you ahaha. going to make me? Are you going to threaten to kill me? Infatti, Go ridotto com'è, ahead. capirei che gli frega, no? It wouldn't be so bad after all. E appunto. Non gli frega più di morire. Oddio, che fai? Da dove l'ha presa quella? Da dove l'ha presa? Dove l'ha presa quella siringa? I know very well that you never lost track of Jennifer, that you've been following her movements since 1973. Fuck off! Where is she? And how many other Forza, Jennifers parla! came before her? How many Ashmen? Oddio, che... Posso dire che è tutto abbastanza inquietante, ragazzi, ma non... Sì, cioè, di quello che sta succedendo di per sé, ma per quello che sto vedendo più che altro, cioè non... Cioè, non c'è pathos, ragazzi. Sarò io, boh. Ok, anche in questo caso. Where the fuck are we? Let me out of this godforsaken place.
Colpirò gli specchi, va bene. And I want you to answer my questions. Ok. Mi ritrovo sempre regalo, a fine di tutto, sempre dire ok e a fare un'alzata di spalle, va bene. It's not possible. This is the Red Nun's Convent. Il famoso convento, perché adesso siamo qui? Cioè così da un momento all'altro senza un cazzo di motivo. Cioè forse è quello che è successo, perché Jennifer forse era riuscita a fuggire, non lo so. Lynn! Boh. Gloria and the others, they had all gone mad. Wasn't there another way to stop them? Dipinto la suora rossa, va bene. Qua c'è un altro dipinto. Non possiamo guardarlo, sembrerebbe di no. Lynn di qua, Lynn di là. Ma Lynn, io non credo fosse qua. Lynn. Cos'è sta roba? Ah. Lynn, one of them. Era una novizia. Ok, di nuovo. Ashman. First they made us blind, then they drugged us and burned us alive. We will forever be in debt with you for giving us our freedom back. But now, go away. What does it all mean? This photo. Was Lynn one of you? We don't want to hurt you, but this is our game now. It is no longer any of your business. Go away, Jennifer. Go fuck yourself! Where the fuck is Lynn? Where? What have you done to her? It was your last chance. Ecco, e te pareva. Cioè, dopo che te l'ha detto con le buone. Go away, please! Ecco qua. Te l'ha detto con le buone. Dico io, sconfiggi la suora rossa. Adesso dobbiamo pure capire come. Ragazzi, Ma sembra che si ritirino dal fuoco. Ok, quindi la devo colpire quando praticamente mi spara con lanciafiamme. Questo significa? Spero di capire che vuol dire questa cosa qua. Ok. Sì, quando usa il fuoco. Infatti lei si vede che viene scossa quando poi la colpisco. Va bene, prova a colpirmi, dai. Infatti, io spero di stare facendo bene, ragazzi. Sinceramente, lei non ha voluto ascoltare il consiglio. Lei gliel'ha detto, vattene. E lei ha continuato a urlare, come una matta. Dov'è Lynn? Che cosa avete combinato qua? Ok. Un'altra incredibile boss fight. Va benissimo. Oddio, era lei. Odell. Ma perché? Everything they did to us, they deserve to be punished. Where are you? Show yourself! You're not so different from the others after all. Then again, you are a Felton. I will go away. I will go away. But Lynn is coming with me. You are free to do so. We are free to do so. If you're not with us, you're against us. Odin, I'm sorry. Perché? Ok, sotto il loro controllo va benissimo, ma stordisce e disarma Lynn. I have to find that fucking bitch there upstairs. I know she's there. Maybe I can use my power. E quindi adesso? Ok, l'ho stordita e quindi la disarmo. Che cosa faccio?
Disarma Lin, disarma Lin, disarma Lin. Ok, ho fatto qualcosa. Aia, la conce tu madre. Stordisce, disarma Lin. Ok, devo prima colpire la suora rossa e questo è chiarissimo. Aia. Il punto è che lei continuerà a colpirmi. Ok, e adesso? Adesso che lei è stordita, ok. Mi ho buttato un mattone, va benissimo. Sto per morire. Non mi fa fare nulla, ragazzi, con l'occhio della falena. Perlomeno non su Lin. Su Lin non mi fa fare niente, ragazzi. Che ci faccio con la paletta? La devo colpire con la paletta? Dov'è la suora rossa? Oh, quello che sto provando a fare. Dov'è mo? Era qui un attimo fa. Eccola qua. Di nuovo, usiamo sta roba qua. Quindi lei adesso è stordita. E perché non mi fa fare nulla? Non mi fa fare nulla, ragazzi, eh? Attenzione. Perché uso oggetti a caso? Raga, allora, su Lin non mi fa fare niente. Né con l'occhio della falena, né se mi avvicino. Cazzi e mazzi vari. Quindi proviamo di nuovo a stordire questa e vediamo che cosa riusciamo a fare. Ma cosa sto sbagliando? Non capisco. Cioè, disarma, son qua, la potrei tranquillamente disarmare. Perché non me la lascia disarmare? Perché? Perché? Dai, c'era un modo per interagire. Però adesso, quindi forse devo colpirla davvero con un mattone. Sperando adesso di ritrovarlo il mattone. Perché dopo averla colpita col mattone, ragazzi, appunto, è quello che sto provando a fare. Dov'è? Dov'è adesso? Dov'è? Eccola, è là sopra. La vedo. Eccola qua. Proviamo di nuovo, ragazzi. Forse sto sbagliando io. Allora, proviamo di nuovo a colpirla con un mattone. Il che mi sembra veramente assurdo. Vedete? Ah, le spalle la devo prendere, per forza. Ah, è arrivato il momento. Ce la facciamo? Stordisce e disarma Lin. Ok, questo sono riuscita a farlo. Individuo e uccide il burattinaio. È là sopra, infatti. Forse devo prima stordirla con gli occhi dalla falena. Che ne so. Proviamo. Raga, tutte queste cose mi sembrano veramente improbabili. Però vabbè. Cioè, un po' fatte male, ragazzi. Cioè, dobbiamo essere proprio sinceri, eh. Cioè, mi sembra tutto un po' fatto davvero male. Non sapete che io dico sempre quello che penso. Ecco qua, mo svieni di nuovo, mi raccomando, eccolo là. Benissimo. Davvero benissimo, meraviglioso. Ok, di regola mi ha appena salvato la partita, ragazzi. E non so, continuo a rimanere sempre un pochettino senza parole, raga. Hey, are you okay? No. I don't know. What's wrong with you now? Oddio, mo siamo di nuovo qua. Lin. Ah, siamo tornati indietro. Who the hell are you talking about? Go. Get a rag. Jesus Christ. It's in the utility closet, Jen. You do remember where the key is, don't you? Okay. Quello che mi avete detto, appunto, per distinguere i tempi è comunque vedere che Jen ha il gesso. Quindi il gesso significa che è il tempo passato. Infatti, siamo tornati di nuovo indietro. Per cui trovo la chiave del ripostiglio. Va bene, ragazzi, allora io direi, mi ha salvato la partita adesso. Direi che riprenderemo da qui la prossima volta. Io penso che non manchi molto alla fine. Non so se mancheranno uno o due episodi ancora. Questo comunque dovrete confermarmelo voi. In ogni caso, ragazzi, sapete che io non riesco a mentire sulle sensazioni che provo e continuo a ripetervi che le sensazioni che mi sta dando questo gioco, ragazzi, non sono positive, purtroppo. Io capisco che probabilmente la storia che c'è dietro, tutto quello che vi pare, che sicuramente comunque ha il suo valore, sicuramente, ma non mi trasmette nulla, ragazzi. Cioè, pure i momenti che dovrebbero essere di suspense,
Non provo assolutamente niente e sapete che è strano per me questo. Però vabbè, dai, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!